È il primo vagito della nuova monoposto Ferrari, un rombo che si è fuso con quello degli applausi e del saluto a gran voce dei tifosi assiepati, come ormai è tradizione in occasione delle presentazioni, e cifra distintiva della passione del popolo del Cavallino Rampante sul cavalcavia, con vista sulla pista di Fiorano, dove oggi si è tenuta la presentazione ufficiale della nuova Ferrari Formula 1, la SF23, in diretta social, in diretta sotto gli occhi dei tifosi presenti all'esterno della pista e all'interno dell'intera squadra corse, salutata dai piloti Sainz e Leclerc. Poi l'emozione sale, il portone del box si apre, l'auto viene accesa e il suono del V6 si sprigiona. Alla guida c'è Leclerc, che scalda le gomme e comincia a spingere, da subito, nella curva vicino al ponte della statale, dove sono assiepati i tifosi, sembra di essere già in gara. Segue un secondo giro a gomme più calde, la velocità aumenta, il box si collega via radio con il pilota per chiedergli le prime impressioni positive per il pilota, che rallenta e saluta per poi entrare ai box, e il primo commento è per i tifosi. È incredibile vederne tanti e con tutta questa passione, succede solo con la Ferrari ed è questo che rende il team speciale. Questo inverno mi sono preparato tanto e ho svolto tanto lavoro con il simulatore, ora la presentazione è il momento più emozionante. Non vedo l'ora che inizi la stagione, di tornare in macchina nella speranza di vincere il campionato. Gli fa eco il compagno di squadra Sainz. Fantastico presentare la macchina con i tifosi su un circuito come Fiorano. Credo che Ferrari sia l'unico team di Formula 1 ad avere questa atmosfera. La Ferrari SF23 è un'evoluzione della monoposto dello scorso anno ed ha un motore V6 da 1600 cc. Le novità riguardano soprattutto la sospensione anteriore e il muso più corto rispetto alla passata F1 175, tanto rosso e anche nero, in particolare sull'ala posteriore dove campeggia la scritta Ferrari. E già si pensa al Bahrain, dove si svolgeranno i test pre-stagione sulle monoposto dal 23 al 25 febbraio e dove il 5 marzo prenderà il via con la prima gara il campionato del mondo di Formula 1. Lord Percival, how is the car? You like it? Hello, mate.